Francesca Cipriani vede strane presenze in casa, parla la madre a Domenica Live. La madre di Francesca Cipriani a Domenica Live, il mistero delle strane presenze. Si torna a parlare di Francesca Cipriani in televisione. Questa volta non per la sua avventura all'Isola dei Famosi dove è stata la protagonista assoluta della prima puntata, bensì per le strane presenze che vede nella sua casa in Abruzzo da quando è piccola. Ebbene sì, la showgirl tutta curve vede da tempo delle identità invisibili agli altri. A farlo sapere è la madre di Francesca, intervenuta in collegamento a Domenica Live. A Barbara D'Urso la signora ha raccontato che da bambina la figlia ha sempre giocato da sola, con delle identità non visibili ad altre persone. Crescendo, poi, ha fatto sapere di aver visto delle presenze strane, a volte oscure, girare per casa. Una volta addirittura, si è svegliata di soprassalto perché ha visto una presenza oscura, china sul corpo della madre. Domenica Live, le dichiarazioni della madre di Francesca Cipriani. Un mistero che la signora Cipriani non si è mai spiegata del tutto, ma che ha voluto condividere nel programma di Canale 5 che ha dedicato ampio spazio al mistero e ai fenomeni paranormali. Le dichiarazioni della signora hanno scatenato la rabbia di Carina Cascella e Alessandro Cecchi Paone. I due opinionisti hanno messo in discussione la veridicità di tali affermazioni, così come hanno avuto da ridire sulle confessioni di Ivana Spagna. La cantante ha sognato per ben due volte di fare un incidente e per due volte ha rischiato di morire mentre guidava. Francesca Cipriani e l'attacco di panico all'Isola dei Famosi. Nel corso del suo intervento a Domenica Live, la madre di Francesca Cipriani ci ha tenuto anche a difendere la figlia dalle critiche nate dopo l'attacco di panico all'Isola dei Famosi. La donna ha sottolineato che la ragazza non ha alcun interesse a recitare in un reality show. Non solo. A chi ha avuto da ridire sul malessere dei giorni scorsi, la donna ha sottolineato che Francesca ha riscontrato dei problemi con un virus intestinale prima di sbarcare sull'isola.